Oggi, 19 febbraio 2017, ho visto il film Nirja, che parla di Nirja Banot, non so se ho pronunciato bene il nome. Nirja Banot, era assistente di volo della Pan American World Airways, meglio conosciuta come Panam, insomma parliamo di una compagnia aerea statunitense, se ho capito bene, che è fallita nel 1991, mentre Nirja Banot era indiana, era nata a Chandigarh, oggi vedo il nome di quella città per la prima volta, Chandigarh, non so se lo pronuncio bene. Allora, in Italia si parla poco di Nirja Banot, ne parlo io. È nata il 7 settembre 1963, è morta il 5 settembre 1986. Io avevo 3 anni. Nirja Banot 2 giorni dopo avrebbe compiuto 23 anni. Ecco, io un po' fatico a raccontare questa storia. Una storia che manco ho vissuto di persona, però cioè, dopo aver visto il film cioè, non so come spiegarlo, però ecco, fatico a raccontare questa storia. Allora, Nirja stava volando su un aereo della Panam, che stava andando verso Karachi. Ecco, non ricordo qual è stato l'aeroporto di partenza. Ah, Mumbai, ok. Sì, Mumbai, meglio conosciuta come Bombay. Ecco, sì, l'aereo stava andando da Mumbai a Karachi. Mumbai sta in India, Karachi sta in Pakistan. Ecco, l'aereo atterra a Karachi. E il problema è che ad aspettare l'aereo c'erano terroristi. Quei terroristi pretendevano la liberazione di alcuni loro compagni che stanno in prigione. Come hanno fatto a entrare nelle zone riservate dell'aeroporto? Con divise false e passaporti falsi. Insomma, sì, quei terroristi si sono infiltrati, con tutte le armi, sono entrati, sono saliti sull'aereo, insomma, entrando. Insomma, ecco, sì, perché l'equipaggio ha cercato di chiudere la porta dell'aereo, però niente, è andata male. Ecco, alcuni dell'equipaggio hanno cercato di chiudere la porta, ma non ce l'hanno fatta. Infatti,
è difficile chiudere la porta dell'aereo, o meglio, non è difficile, cioè è difficile farlo in poco tempo. E quei, insomma, pochi secondi in più o in meno possono fare la differenza. Ecco, i terroristi, una volta arrivati all'interno dell'aereo, hanno cercato, insomma, hanno cercato i piloti, però i piloti, venuti a sapere del sequestro grazie a Nirja, che ha comunicato coi piloti attraverso l'interfono, comunque, sì, quei piloti sono scappati. Cioè, stando al film, sono usciti dal tetto dell'aereo. Poi non so se nella realtà è andata proprio così, però nel film è andata così. Ecco. Il sequestro è durato 17 ore. Vabbè, ora non dirò tutto, comunque. I terroristi hanno sparato contro alcuni passeggeri uccidendoli. Nirja Banot ha aperto l'uscita d'emergenza facendo uscire alcuni passeggeri. I terroristi hanno sparato contro Nirja. Nirja poi è morta, penso il giorno stesso. Poi non mi è chiaro che fine hanno fatto i terroristi. Secondo il film sono stati arrestati e condannati all'ergastolo. Però qua su Wikipedia leggo che uno dei terroristi è stato ucciso. Ah, però la sua morte non è stata confermata? Non è chiaro. Vabbè, alla fine il governo indiano dà una medaglia a Nirja Banot dopo la morte. Mi sembra il minimo. Mo che posso dire? Ah, ecco, qua leggo che c'erano 379 passeggeri su quel volo. 359 si sono salvati. Io ammiro molto Nirja Banot. Ci vorrebbe tanta gente così. Non so perché non ne ho sentito parlare prima. Ho saputo della sua esistenza grazie a un altro canale su YouTube. Un canale che spiega le 5 cose più strane fatte da assistenti di volo. Cioè, cose strane secondo l'autore di quel video, però secondo me Nirja Banot ha fatto la cosa migliore che poteva fare. Certo, ci vuole coraggio, una cosa che non tutti hanno. Forse Nirja poteva salvare se stessa a scapito di altri, e invece ha salvato altri a scapito di se stessa, e io l'ammiro molto per questo.
Va bene, basta così. Mi vorrebbe da dire altre cose, però non voglio parlarne ora. Non voglio saltare i palo in frasca. Spero che i terroristi marciscano in prigione. Poi che altro? Immagino che coloro che sono morti durante l'attacco terroristico, insomma, coloro che sono stati uccisi dai terroristi, hanno ricevuto funerali di Stato, cioè non lo so con certezza, ma immagino di sì. Poi che posso dire? Poi ci sarebbe da capire come stanno i sopravvissuti. Cioè, parliamo di un fatto del 5 settembre 1986, insomma, 31 anni fa, però un evento di quel tipo è difficile da dimenticare. Mi vengono in mente certi articoli del mio blog, forse ne parlo un'altra volta. Sì, cioè abitualmente salto di palo in frasca, ma ora non voglio fare così. Basta. Ancora una volta, onore a Nirja Banot. Grazie per l'attenzione.